Autostrada Salerno-Reggio Calabria, svincolo di Montalto. Oggi è il 28 luglio 2012, è arrivato Ulisse, il nuovo fenomeno meteorologico si chiama Ulisse, e Ulisse porterà caldo per tutti questi giorni, non si sa precisamente fino a quando, almeno per una settimana. Noi nel frattempo oggi per le esclusive tele Radio Cinghiale Stereo Network, la regia splendida di Salvatore Pedalino, andremo a visualizzare sulla nostra amata Salerno-Reggio Calabria alcune novità che ci sono state in questo periodo. Considerate che oggi siamo a una temperatura media di 38-39 gradi, come potete vedere, sono esattamente le 16 di pomeriggio, poco più delle 16, siamo a 38-39 gradi. Dunque, stavamo dicendo, abbiamo notato che ci sono delle novità riguardo all'apertura dello svincolo di Firmo, Acqua Formosa, Lungro e Saracena, si chiamerà così adesso lo svincolo di Sibari, che è stato praticamente rifatto un lavoro durato oltre 20 anni, che ha portato poi allo svincolo che vedremo più avanti. Adesso invece andremo a vedere lo svincolo, non lo svincolo, ma le famose gallerie di Tarsia, dello svincolo di Tarsia, che sono state completate anch'esse dopo una ventina d'anni. Devo dire che oggi poi vedrete fra poco, fra qualche minuto, le condizioni di queste gallerie, ma soprattutto le condizioni del pavimento stradale. Ma adesso lo rivedremo insieme. Tra l'altro, queste gallerie sono state aperte e non sono ancora illuminate. C'è scritto a chiare lettere che gli impianti tecnologici sono in fase di allestimento. Vedremo quando terminerà questa fase di allestimento e vedremo queste due gallerie che sono molto lunghe rispetto a quelle che c'erano prima e che, ripeto, sono state terminate dopo 20 anni. Noi stiamo andando in direzione nord verso Castelvetro, siamo più o meno allo svincolo di Torano Scalo. Poi mi esce la scritta su YouTube che dice che il video è a un tremolio e che viene corretto. Ma precisiamo che il tremolio è dovuto all'asfalto di questa autostrada che è veramente in condizioni pietose. Qui fra poco vedremo, sempre sulla Salerno-Reggio, ricordiamo, le insegne con il limite 90 all'ora che campeggiano, eccole qui, e a me mi arrivano dietro macchine che adesso passano a 180-200 di media, più o meno, con il segnale che ha. Comunque sorvoliamo su questi piccoli dettagli. Noi stiamo andando con la nostra velocità di crociera a 130 km/h. Però ripeto, sempre stare fermi perché la maggior parte delle vetture che viaggiano su questa autostrada vanno oltre i 150-170 km/h, se contorno il castello dista 6 km da qua, e noi tra poco arriveremo poi nel tratto che comprende le nuove gallerie aperte. Ricordiamo sempre che questi lavori sono iniziati qui sulla Salerno-Reggio da una ventina d'anni, ma dopo aver superato ogni limite di durata, perché dei cartelli dove erano scritti le date di consegna dei lavori non è stato rispettato neanche uno, a tutt'oggi si sta cercando di porre delle pezze, finendo cantieri di lavoro all'impazzata uno dietro l'altro e facendo questi pezzi nuovi di autostrada così. Adesso vedrete come. Io adesso voglio verificare, soprattutto anche al 1° gennaio 2013, non ci saranno più cantieri, esattamente come ci ha detto il dirigente ANAS del compartimento Fabio Cosenza. Però mi fa piacere anche notare che questo 90 all'ora regna su questa autostrada e nessuno si pone il problema di scrivere, di chiedere a qualcuno come mai questo limite di 90 all'ora su un'autostrada che è l'unica, vediamo sempre, che collega il sud con il nord dell'Italia e più precisamente la Salerno-Reggio Calabria, meglio conosciuta come l'autostrada senza nome. Inviterei qualcuno della televisione a contattarmi, tipo il giornalista Riccardo Iancona o la Gabbanelli, insomma, tutti questi personaggi che fanno informazione in maniera seria e che hanno al loro attivo trasmissioni come report, prese dirette e tutto il resto. Inviterei a contattarmi tramite YouTube, tramite qualcosa, che li vorrei portare qui in Calabria a vedere
tutte queste situazioni che ci sono, molte le hanno documentate pure loro, ma vi assicuro che c'è tanto da vedere, tanto da segnalare su questa nostra Calabria che ormai è abbandonata completamente. Cioè, siamo ad un livello proprio massimo, massimale. Io oggi sono pronto ad andare a fare metano, l'unico rifornimento di metano aperto qui in provincia di Cosenza, che è quello di Settimo di Montalto, saluto il mio amico Luca, che è l'unico che è sempre aperto, lo dico per i miei amici metanisti che sono, che vedranno questo video, è l'unico che è sempre aperto dalle 7 alle 22, anche di sabato, e di domenica fa giornata in nero. Per il resto mi pare che non ci sia niente, a parte Corigliano, che è aperto il sabato, ma sicuramente sarà chiuso anche il domenica. Rotone neanche a parlarne, con le aperture domenicali anche dei prezzi molto alti. Castrovilla di Alba chiude degli orari che ancora non siamo riusciti a capire. Il metano di Settimo di Rende di Contrada Santa Rosa di Rende è chiuso e non si sa quando riaprirà. Ovviamente queste cose le diciamo anche per gli amici di Fede del Metano, della speranza che qualcuno ascolti queste nostre, in mano questi nostri video, e noi cerchiamo di documentare nella maniera migliore possibile. Oggi siamo a 39 gradi, come fare eravamo 38, c'è un caldo veramente potente. Questo di Ulisse si sta facendo sentire più delle ossa e degli altri sistemi meteorologici che ci sono stati. Ha avuto carotte anche di ossa, ma questo credo che Ulisse sia il non plus. Noi stiamo viaggiando con il climatizzatore acceso, altrimenti sarebbe impossibile viaggiare in queste condizioni. Ci stiamo avvicinando allo svincolo di Tarsia. Tarsia Nord, la nostra velocità di crociera è di 140 km/h, non riusciamo a inquadrare bene il cruscotto data l'asprezza del facciato, ecco adesso forse ci riusciamo. Alla grandissima, ricordando tempi passati quando le antenne del 2000 bruciavano questi pezzi autostradali con la loro potenza, i loro programmi, che fine hanno fatto Francesco Martini, Oscar De Rossi, Giancarlo Chigi, Francesco Bruno, Roberto De Francesco, Pino Marchetti, Paolo Antonucci, Salvatore Pedalino, il mio attuale regista, Luigi Rossinova, tutti i miei vecchi amici, vecchi compagni di avventura che non esistono più, sono passati tutti ad altri interessi, ogni tanto poi si fanno vedere e ci dicono che bei tempi quelli, bei tempi che non torneranno più, ragazzi miei, ormai ognuno ha preso la sua strada, siamo tutti quanti pieni, coinvolti, questa società globalizzata che ogni giorno ci fa correre avanti e ci fa consegnare i nostri soldi, i nostri sacrifici, queste lobby che producono per noi, debito in tutto. Stiamo andando da mano, si è svegliato un figlio che sta dormendo al mio fianco, dormi, dormi Luigi, e la situazione non è buona. Stiamo percorrendo la Salerno Reggio, siamo all'altezza di Tarsia Nord, direzione nord, punto. Ricordiamo che il 9 di agosto 2012 le antenne del 2000 si esibiranno con il proprio meraviglioso slogan, il loro meraviglioso marco attrezzature, presso il bar Eurobente località Corso di San Marco Argentino. Eccoci qua. Siamo quasi vicini alle gallerie di Tarsia, penso che filmeremo tutto questo tratto, ricordo che siamo mantenuti a montaggio, filmeremo fino allo svincolo di Saracena, firmo lungo, la tua famosa Sibari. Ecco, Tarsia, e fra poco ci infileremo.
andare in questo asfalto. Una grande professionalità. Eccoci qua, tra poco guarderemo queste gallerie. Che c'è lui? Sei andato da me. Vedi il punto. Sta là sopra, poi c'è la galleria nuova da là, vedi? Hai visto la galleria nuova, vedi? Questa è una galleria artificiale. Eccola qua. È quella? Ridotta illuminazione in galleria. Accendiamo le luci. Che cos'è? 60 all'ora, 80 metri di distanza di sicurezza. Ecco qua. La mitica galleria di Darcy è quella nuova. Ma questa è nera. È nera, sì, lo è. Galleria norma europea, penso. Ben fatta. L'asfalto sembra buono, molto più lunga della precedente, con le vie di fuga che collegano con l'altra galleria che ancora non è aperta, però è aperta anche l'altra, sono aperti tutti e due i sensi. Sì, sì. Ciao, bomba, passa, passa, che tu c'è la Mercedes, hai fretta, noi ce la prendiamo comoda col metano, vai, vai, come no. Col metano in salita dobbiamo rallentare. Ecco qua, siamo usciti dallo svincolo e adesso torneremo verso Castro Villare. Questo è l'ultimo tratto che è stato terminato tra lo svincolo di Darcy a sud e Darcy nord. Adesso il prossimo che sarà completato è quello di, questo che stiamo percorrendo adesso è un tratto vecchio che era già stato finito all'inizio lavori, non si capisce bene perché questo tratto è stato finito entro un anno dall'inizio, questa cosiddetta terza corsia che non serve a nulla, e invece tratti dopo sono stati finiti circa 15 anni dopo, questo non l'abbiamo capito, dovremmo chiedere a qualche ingegnere che ci va a poter spiegare. Ricordiamo che i video del telecinghiale sono visibili su YouTube a tutti e sono girati da Roberto De Francesco con la regia di Salvatore Pedalino. Questo è quello che rimane del Roberto De Francesco radiofonico che negli anni 80 impazzava sulle antenne IPMI.
l'azienda di pannelli solari più grande della provincia di Cosenza, per Croato. E qui siamo qua, siamo sui grandi Sibari. Pare adesso si chiama Sibari Saracena. Grazie.